No. Allora, ne approfittiamo subito, visto che quello che è successo, per dirvi una cosa importante. Allora, quando si parla di sessioni creative, una cosa importantissima è l'ambiente. Tutto questo spostamento, eccetera, mi ha creato un po' di disagio, ma soprattutto è l'aula che ci crea disagio, perché per una sessione creativa voi dovete essere in un ambiente confortevole, dovete potervi guardare in faccia. E quindi tendenzialmente dovreste mettervi a semicerchio, a cerchio e dovreste poter scambiarvi idee. Quindi non è l'ideale per questo quest'aula e quindi insomma ce la caveremo ma faremo il nostro il possibile. In più, un'altra cosa importante è noi vi facciamo vedere sempre che durante le sessioni creative, allora, dei giochini. Chi organizza una sessione creativa deve organizzare non solo la pianificazione della sessione, quindi che tecniche vengono usate, eccetera, e poi ve lo spiego, ma anche predisporre l'aula. Quindi, questi non servono a giocare, ma servono perché le persone che arrivano nello spazio hanno una predisposizione mentale diversa nel vedere questi oggetti. Ok? Quindi predisponete sempre lo spazio in modo che sia uno spazio libero e aperto in cui si possano esprimere le proprie opinioni. Ok? Quindi adesso riprendiamo la presentazione vera. Beh, noi innanzitutto siamo. Come vi ha detto il professore, ecco, il professore, poi si gioca ovviamente. Il professore, siamo di design, del Dipartimento di Design e ci occupiamo di creatività. Abbiamo fondato un centro che si chiama Ed Activity Center e siamo, io sono Marita Canina, Laura Anselmi, Marta Fattorossi e Mattia Cattaneo. Noi in questo caso oggi faremo i facilitatori dei quattro gruppi. Vi suddivideremo in quattro gruppi per fare l'attività e saremo ognuno il facilitatore di un gruppo. Le nostre esperienze in quest'ambito sono nate dalla didattica, ovviamente noi abbiamo il laboratorio di sintesi finale, quindi arriviamo con delle tesi di prodotto. Abbiamo notato che durante il laboratorio di sintesi finale, in cui i nostri studenti devono lavorare singolarmente, avevano delle difficoltà a trovare delle idee. Pertanto abbiamo introdotto queste tecniche creative. Alla fine del processo di analisi delle informazioni, raccolta dei dati, ricerca, eccetera, c'è la fase in cui si passa il Comset. Pertanto abbiamo introdotto queste tecniche avendo degli ottimi risultati perché abbiamo ottenuto anche dei brevetti. Quindi, tanto per spiegarvi chi siamo, abbiamo detto questo centro che è all'interno del Dipartimento di Design, quindi si occupa di ricerche in creatività per l'innovazione. Abbiamo una rete a livello interno dipartimentale, a livello di Politecnico di Milano, con vari dipartimenti e contatti a livello internazionale. Il più importante è l'International Center for Studying Creativity, che è situato a Buffalo, che è la prima struttura che ha realizzato un master in creatività. Le nostre competenze, ovviamente, arriviamo da esperienze diverse. Io mi sono sempre occupata di biodesign, la mia collega di ergonomia e usabilità, Marta è design engineering, e quindi abbiamo poi unito le esperienze attorno alla teoria della creatività per l'innovazione, ovviamente. Quindi, quello di cui ci occupiamo noi è attraverso il design portare la creatività a realizzare innovazione. Questo in tutti gli ambiti, non solo aziendale, ma anche in enti pubblici. Abbiamo avuto delle esperienze anche con dei docenti di scuola, dalle elementari alle superiori. Quindi è proprio un processo che ci porta a utilizzare la creatività attraverso il design
per arrivare a una vera innovazione, un'innovazione radicale, quella che noi chiamiamo innovazione radicale. Questo per noi alla base c'è un'attenzione allo human centered design, cioè tutta l'attenzione è centrata attorno all'utente e poi capirete perché. Queste tecniche che vi spiegheremo oggi sono proprio per far partecipare l'utente a sessioni creative, cioè l'utente, non solo l'utente finale, in questo caso per voi sono utenti finali perché siete voi che programmate poi i videogiochi, li create, però queste, pensateci a far partecipare delle persone che sapete che poi saranno i vostri utenti a delle sessioni creative, vi danno delle informazioni che sono fondamentali per poter progettare. Queste tecniche che vi facciamo vedere oggi spesso vengono utilizzate in quello che viene definito co-design, cioè la partecipazione attiva degli utenti finali a tutto il processo di progettazione. Se c'è qualcosa interrompetemi, nel senso chiedetemi se vi interessa qualcosa in particolare, se volete approfondire un aspetto di quello che stiamo dicendo. Allora, ovviamente, che cos'è la creatività? È la base dell'innovazione. Senza creatività non si riesce a fare innovazione. Il design è il mezzo attraverso il quale per noi, parliamo di design in generale, di progettazione, non di design come parola specifica, è quello che mette in collegamento e che quindi dà la possibilità alla creatività, alle idee iniziali di realizzarsi, diventare concrete e quindi uscire con un'idea che non è solo brillante e sembra inizialmente ma non realizzabile, ma è brillante e realizzabile. Okay? Quindi l'innovazione è ovviamente quello che ci porta ad avere nuovi prodotti, nuovi servizi e in questo caso per voi nuovi giochi in commercio. Come dicevo, la base dell'innovazione è la creatività e per noi non esiste innovazione se non ci sono idee creative. Quindi perché dobbiamo, in questo caso siamo qui a parlare di creatività? Perché bisogna andare oltre e pensare un po' fuori dagli schemi. Nel frattempo è anche... Ok. Allora, ci chiediamo quindi cos'è la creatività? Da dove arriva? Secondo voi cos'è la creatività? È un talento innato o è che qualcosa che si può imparare? È un talento innato, se pensiamo a un talento innato non possiamo farci niente, nel senso che c'è chi nasce Steve Jobs e allora noi possiamo rimanere nella media e non fare nulla, ma noi pensiamo invece che è una predisposizione la creatività. Tutti i bambini hanno questo aspetto di creatività molto accentuato che con la scuola cala molto. Quindi è qualcosa che si può coltivare e si può imparare. Pertanto per noi consideriamo, ci sono diversi studiosi che in realtà dicono che la creatività è qualcosa di innato. Noi invece seguiamo i ricercatori che dicono che la creatività può essere insegnata, può essere coltivata, può essere
implementata. Quello che noi vogliamo fare è costruire dei ponti tra la parte creativa e la parte razionale, perché se è solo parte creativa non serve a nulla, non arriva a un processo conclusivo in cui realizzo un'idea, rimane un'idea astratta. Quindi la cosa corretta che vogliamo fare è proprio costruire dei ponti tra la parte creativa e la parte razionale del cervello. Quindi cos'è la creatività? Una definizione utile ce l'ha data il matematico francese Poincaré. Cioè, creatività è qualcosa di nuovo per qualcosa di utile. Cioè, la creatività deve avere alla base, deve essere una novità, ma deve essere anche utile. Se no rimane un'idea che non ha scopo. Perciò, come vi dicevo, noi crediamo che la creatività possa essere insegnata, perciò siamo qua e stiamo sviluppando questi strumenti proprio perché secondo noi la creatività può essere proprio amplificata seguendo quello che è l'idea di De Bono di pensiero divergente, cioè noi usiamo un pensiero laterale o pensiero divergente, nel senso che riusciamo quando abbiamo un problema che ha un'unica soluzione, usiamo un pensiero che è razionale, andiamo per step, che sono molto lineari. Quando abbiamo un problema in cui le soluzioni possono essere tantissime, in questo caso come voi avete dovuto partire e dovete inventarvi un gioco. Non avete una base, non c'è una soluzione sola, ce ne sono un'infinità di soluzioni. Quindi dovete andare ad aprire la mente a ragionare con un pensiero divergente inizialmente e poi, vedrete qual è il processo, andare e convergere verso una soluzione finale. Però utilizzando un pensiero che va a guardare i diversi aspetti. E infatti parliamo proprio di pensiero laterale, che è un approccio al problema diverso. È un approccio in cui io non vado a pensare tradizionalmente, poi vi faremo vedere le tecniche per cercare di andare a scardinare quei pregiudizi che abbiamo solitamente nel partire a progettare qualcosa. Noi abbiamo tendenzialmente, umanamente, abbiamo dei pregiudizi quando partiamo con delle idee, che può non essere fattibile, può essere costosa, e ci sono tutte queste cose che ci bloccano tendenzialmente all'inizio della progettazione. Noi cerchiamo di andare a individuare delle tecniche che possano scardinare questi meccanismi e fare in modo che sia molto, molto fruttifera la parte iniziale del processo di generazione di idee. Allora, come avviene un processo e perché parliamo di tecniche di co-design? Allora, il metodo tradizionale rappresentato finora è lineare. Invece, nella situazione attuale, al giorno d'oggi, la parte iniziale è molto caotica perché noi abbiamo tantissime informazioni, ne raccogliamo, ne troviamo, arrivano da diversi punti di vista e quindi c'è una situazione che si chiama fuzzy front-end, in cui abbiamo tantissime informazioni e in cui poi dobbiamo convergere e passare ad avere un'idea. Perciò dobbiamo cercare di gestire questa situazione iniziale per uscire e andare a progettare su dei criteri, dei requisiti ben specifici. Sempre quando passerete dall'idea di progetto, dall'aver individuato, analizzato varie situazioni, una sessione creativa, voi dovete entrare nella sessione creativa con una domanda specifica. Perché se è troppo generica, se chiedete alle persone che coinvolgete nella progettazione una cosa troppo ampia, uscirete da questa sessione creativa in cui non avete ottenuto nulla, nessuna idea. Okay? Quindi vi faremo vedere, si entra sempre in una sessione creativa con una, si chiama frase sfida, in cui c'è un obiettivo specifico da risolvere, in modo che sia innanzitutto condiviso con tutto il gruppo e in modo che sia talmente specifico da poter dare diverse soluzioni, che non sono poi le soluzioni finali, sono delle idee. Da una sessione creativa si esce con delle idee.
Allora, come vi dicevo, per noi è fondamentale progettare per e con il coinvolgimento di un utente finale. Se utilizzate tecniche, io non so se nel corso lo fate o... Sono citate un po', Eh sì, invece cioè, potrebbe essere interessante perché in realtà coinvolgere fin dalla fase iniziale, non solo dalla parte, nella parte finale in cui si fa il test di usabilità e certo, si riprogetta, diventa un modo molto importante per noi, è diventato fondamentale sia nei prodotti che nei servizi. E in questo caso è già utile il fatto che comunque vi uniate persone diverse, con provenienze diverse, ovviamente gli artisti piuttosto che i sound designer, ho letto. Però per chi soprattutto ha un'utenza talmente specifica, gli utenti ciechi piuttosto che i bambini, piuttosto che, non lo so, è interessantissimo andare a confrontarsi con quelli che sono i vostri utenti. Cioè una volta che avete più o meno un'idea, anche nel coinvolgimento iniziale, quando farete poi il brainstorming per creare il gioco, perché adesso penso che sia solo una bozza. Sì, mezza pagina. Esatto, sarebbe fondamentale il coinvolgimento degli utenti, perché il coinvolgimento degli utenti vi porta ad individuare delle problematiche che potrebbero esserci a cui non avete pensato. In realtà nella progettazione invece di prodotti e servizi c'è stato questo cambiamento che dicevamo, cioè questa discussione c'è stata anche nella parte di progettazione di prodotti. Allora, prima quello che si faceva era prendere un utente e andarlo a studiare, cioè c'è l'utente, lo si studia, un ricercatore osserva come si comporta in relazione ad alcuni oggetti, eccetera, e poi dà un report al designer che lavora in separata sede. Mentre adesso la progettazione copartecipata, cioè il co-design, e il designer diventa il progettista di quegli strumenti che fanno partecipare anche l'utente durante la sessione creativa. E quindi è un coinvolgimento iniziale. Ed è quella era la discussione che stavano facendo loro. Nel senso che per un prodotto non è che vai solamente, faccio un nuovo spremi agrumi e vado a farlo provare con le funzioni eccetera. Mi metto a monte quando devo ancora progettare e in questo caso poi lo vedremo lo spremi agrumi e chiedo agli utenti se vado a fare delle interviste, se sono soddisfatti dei prodotti che hanno per estrarre il succo eccetera, e quindi porto l'utente all'inizio del processo di progettazione. Era questa discussione perché magari voi vi siete... Ok, quindi è questo un pochettino quello che facciamo. Allora, come vi abbiamo detto, il centro studia dei metodi, scusate, sono andata veloce, ma era una ripetizione, nel senso che studiamo appunto degli strumenti che portino all'innovazione attraverso il design. Pertanto abbiamo sviluppato questo metodo che prevede a due grosse aree. Una di esplorazione, cioè tutta quella fase, ad esempio, per i prodotti e per i servizi, la fase di analisi del mercato avviene prima, avviene a monte. Nel senso, io decido, devo progettare un oggetto per, non so, il taglio delle verdure in ambiente domestico, vado a fare tutta un'analisi sui trend all'inizio. Vado a fare un'analisi di mercato, cioè un benchmark, quindi vado a prendere tutti quei prodotti, non solo tutti quelli che, non so, pelano le carote piuttosto che tagliano, eccetera, ma tutti quelli che sono legati al taglio in cucina. Poi vado a osservare le persone come tagliano verdure, formaggi, eccetera. Ok? E quindi c'è tutta questa fase di esplorazione in cui si vanno a chiarire gli obiettivi e si vanno a definire delle opportunità.
E c'è la fase di generazione delle idee. Quindi ci sono queste due grosse fasi che vi portano, che sono sempre strutturate nello stesso modo, ovvero in tutte e due le fasi, sia di esplorazione che di generazione delle idee, il processo avviene sempre con una fase divergente in cui io devo cercare di non avere vincoli, cioè mi devo liberare da pensieri, giudizi, eccetera, e allargare il più possibile quello che sto andando a indagare, esplorare, oppure quello che è la mia generazione di idee. Dopodiché c'è una fase in cui classifico quello che ho raccolto come informazioni o le idee e poi lo sperimentiamo su un brainstorming vero. Dopodiché la convergenza, ovviamente, cioè da una sessione creativa io devo uscire con delle soluzioni, okay? Delle idee che si trasformano in soluzioni, e quindi c'è una fase di valutazione. Questo avviene sia per la fase di esplorazione, è sempre così, cioè una fase di esplorazione e generazione con una fase divergente, clusterizzazione e convergenza. Okay? In ognuna di queste fasi abbiamo delle tecniche che aiutano a fare divergenza, clusterizzazione e convergenza. E noi oggi sperimenteremo tre tecniche diverse. Allora, le regole della divergenza. Quando organizzate una sessione generativa, di generazione delle idee, eccetera, una sessione creativa, voi dovete coinvolgere le persone che stanno partecipando e elencare questi punti. Cioè siamo, voi dovete essere quelli che guidano la sessione creativa, dovete tenere le persone all'interno di ogni fase, perché tendenzialmente quando siete in una fase di divergenza le persone tendono a convergere e quindi già a dare giudizi, già a cercare la soluzione ideale e non cercare l'idea. E quindi solitamente, poi vi faremo vedere, si appendono delle regole. Allora si fa in modo che la sessione avvenga in una stanza in cui riuscite ad appendere delle regole, e ci sono queste, tipo, ovviamente sospendi il giudizio, cerca la quantità, cerca idee pazze e inusuali, combina le idee e annota tutto. Queste sono le regole fondamentali per una sessione creativa. Ok? Dovete tenerne conto. Poi, per quanto riguarda la convergenza, invece si va a convergere, cioè si migliorano le idee, si danno giudizi sempre affermativi, bisogna prendere una decisione, cioè non si può portare avanti troppe idee, quindi bisogna uscire da una sessione con delle soluzioni. Considerare l'originalità e rimanere in tema. Spesso dalle sessioni creative purtroppo si esce fuori tema, cioè si arriva anche a delle soluzioni che possono essere brillanti ma non per quel problema. Quello che suggeriamo sempre è di usare molto l'aspetto visivo, l'aspetto grafico, cioè quando dovete comunicare usate degli schizzi, se non siete bravi si possono usare delle immagini, fate dei collage, ci sono diverse tecniche, però quando dovete trasmettere delle informazioni in breve tempo, dovete farlo in modo che sia riconoscibile velocemente e deve essere sempre presente. Allora, all'inizio di una sessione di generazione, se voi ovviamente poi conoscerete il progetto, quindi se lo fate tra di voi lo conoscete già, avete condiviso delle cose. Se coinvolgente delle persone che non hanno comunque partecipato alla generazione dell'idea su cui fate brainstorming, dovete condividere delle informazioni con loro e quindi dovete farlo in modo rapido, perché deve durare al massimo 5 minuti questa fase. Pertanto, ad esempio, vi abbiamo messo solo degli esempi. Se voi rappresentate, dovete dire che tipo di utenza, ovviamente con
delle immagini, così vedete subito, non c'è bisogno che io vi descriva questa utenza. Cioè, voi state già vedendo che è una persona obesa, che ha determinati problemi, che avviene soprattutto negli Stati Uniti, che è dovuto al tabacco piuttosto che all'alcol. Cioè, è una comunicazione molto più diretta, quindi non riempite fogli e fogli, cercate delle strategie che vi aiutino a memorizzare. In questo modo, e vi ripeto, le regole sono sempre appendere tutto, in questo modo chi partecipa a una sessione creativa ha sempre sott'occhio quelli che sono i punti fondamentali su cui andare a ragionare e su cui riflettere, su cui trovare idee. Per farvi vedere, ad esempio, anche sotto, quali sono i requisiti? Leggerezza, velocità, e lì ce li avete. Cercate sempre, ovviamente non tutti abbiamo capacità grafiche di schizzare in questo modo piuttosto che altro, basta prendere delle immagini, trovate delle immagini che siano significative e che riguardino dei requisiti su cui voi volete andare a riflettere o andare a trovare delle soluzioni durante la sessione creativa. Così anche per altro. Allora, vi facciamo l'esempio di cosa vuol dire concetto di divergenza e un approccio lineare. Scusate. Quando parliamo di spremi e agrumi, a che cosa pensate? Ovviamente ve l'ho fatto vedere. ho deviato un po'. Comunque, concetto di spremi e agrumi, che cosa vi viene in mente? Più o meno al 90% di voi viene in mente questo. Oppure, perché Luca l'ha detto prima, quello di Stark, ok? Che però ha una serie di problemi perché non funziona, ma se io vi dico uno spremi e agrumi che funziona... Esatto, è questo, ok? Quindi se io vi dicessi in questo momento... riprogettatemi uno spremi agrumi, ok? Sarebbe molto difficile. Allora, voi non andreste molto lontano da modificare i materiali e quindi questa, ok? Fare la parte sotto trasparente. Sempre uno spremi agrumi, no? L'archetipo dello spremi agrumi lo sto portando avanti con diversi materiali, diverse tecniche, è un approccio del tutto lineare. Io vi ho detto progettatemi uno spremi agrumi dopo avervi fatto vedere questo, ok? Oppure, va bene, arrivo a farlo quadrato, quello al beccuccio, faccio delle modifiche che sono formali in questo caso, ma non ho cambiato l'archetipo dello spremi agrumi. Oppure gli aggiungo degli accessori, ok? Queste sono delle innovazioni, ci sono in commercio, incrementali. Quindi ho modificato i materiali, ho modificato la forma, ho modificato alcune funzioni, cioè questo ad esempio ha quello per lo spremi, pompelmi, non meloni, un po' troppo, agrumi o limoni, ok? Non vi ho spinto a pensare in modo diverso. Quello che facciamo in aula, per poter uscire dallo stereotipo, noi non andiamo a dire riprogettatemi uno spremi agrumi, ma usiamo un pensiero divergente, cioè estraiamo, come faccio a estrarre il succo di un'arancia? Questo è quello che viene in aula da noi, queste sono proprio foto prese, allora, è una tecnica che si chiama try e si portano vari oggetti con cui eseguire quello che è estrarre il succo di un'arancia, che è diverso dallo spremere agrumi, perché se io vi dico subito spremi agrumi, voi immaginate subito questo movimento e subito lo stereotipo dello spremi agrumi. Pertanto con questi... questo è quello che avviene un po'. Che Questa è la versione
manual. No, ma fallo, no, non metterlo insieme. No, l'idea era così, che si gira. Ok, avete visto che sul tavolo c'erano diversi oggetti che non sono degli estremi agrumi. Noi diciamo estraete il succo dell'arancia, pensiero divergente. Ok? Vado a utilizzare quello che è sforzo la persona a pensare su un concetto diverso, cioè che è la funzione, e quindi delle azioni alternative. Perciò mi escono, mi posso allontanarmi dal concetto di spremi agrumi tradizionale. Allora arrivo a degli oggetti che sono diversi, che non sono più lo spremi agrumi, ma lo schiaccio, lo premo, questo lo giro, però arrivo a questo. Ok? Allora, se prima vi avessi chiesto progettatemi questi non, e vi avessi chiesto progettatemi lo spremi agrumi, ovviamente vi avrei vincolato molto. Quindi cercate sempre un approccio al problema che è diverso da quello tradizionale lineare. Ok, è chiaro questo? Quello che andremo a fare adesso, con un po' di ritardo ce la faremo, allora, vi volevamo far vedere, ovviamente, tecnica del brainstorming. Ci sono delle regole chiare. Allora, tutti parlano di brainstorming, ma il brainstorming è una tecnica che è nata nel 47 da Osborne e ha delle regole precise, chiare, e quindi devono essere rispettate per poter produrre idee. Non basta mettersi attorno a un tavolo e dire, ciao, facciamo un brainstorming, ok? Quindi ci sono delle regole specifiche. Vi faremo vedere una tecnica alternativa nel momento in cui in una sessione creativa, in una sessione di brainstorming, tendenzialmente dopo un po' l'attenzione, il coinvolgimento inizia a calare, si possono inserire delle tecniche nuove. In questo caso vi faremo vedere il random stimoli, che fa riprendere energia al gruppo e fa arrivare a nuove soluzioni. Poi vi faremo passare clusterizzazione e mappa mentale, immagino che già la usiate, però ci sono anche qua diversi modi di usare una mappa mentale, e poi una convergenza con un semplice metodo molto democratico che è quello dei DOTS. Allora, velocemente, delle regole dei brainstorming, poi ve le appenderemo le regole vicino al dove lavora il gruppo, insomma i gruppi. Allora, come vi dicevo, è nato, no, nel 57, ho sbagliato. Comunque, il brainstorming che cos'è? Allora, il brainstorming viene usato, ha una durata molto specifica, non più di un'ora può durare un brainstorming. Quindi è un tempo limitato in cui le persone devono essere coinvolte con uno scopo specifico, cioè storming perché? Perché devono produrre un numero elevatissimo di idee. Si parla di un brainstorming quando ci sono dalle 6 alle 8 persone, numeri più alti sono difficili da gestire, molto difficili da gestire, e quindi solitamente si fanno brainstorming con 8 persone. 8 persone che devono produrre, in media sono 100 idee. Allora, ogni brainstorming ha una fase divergente in cui si chiede al gruppo di sospendere qualsiasi giudizio, di lavorare per una quantità elevata di idee, di esprimere liberamente tutte le idee che vengono in mente, di non dare giudizi sugli altri ma neanche su se stessi. No, non la dico perché è difficile, c'è il mio capo, c'è il mio professore e quindi come mi giudica?
Ma poi c'è anche una fase in cui dovete assolutamente uscire da questa sessione con delle idee che possono essere implementate in una fase di sviluppo. E quindi dovete arrivare a quella convergenza, dovete utilizzare una tecnica per cui si arriva a valutare. Ovviamente il brainstorming può essere usato in qualsiasi ambito, non parliamo solo di progettazione, ma può essere a parte sviluppo prodotti, ma anche proprio business plan, per dire. Cioè tutto quello che deve essere costruito assieme e condiviso. Una cosa importante, poi questo però ve lo spiegheremo, questo vado molto velocemente perché poi mentre lo facciamo ve lo rispieghiamo nuovamente. Quando si fa una sessione creativa, spesso, soprattutto in aziende, oppure anche qui se c'è il professore che passa e quindi si siede lì con voi, tendenzialmente c'è qualcuno che non riesce a parlare, oppure c'è una persona che si esprime molto e logorroica e che copre gli altri. Perciò si deve organizzare il brainstorming, uno conoscendo il gruppo, e se non si conosce il gruppo, avere la capacità di modificare e scegliere un approccio diverso in base al gruppo che si trova. Allora, cosa vuol dire? Se di solito il brainstorming migliore, che funziona di più, è quello a ruota libera. Quindi ognuno parla quando ha un'idea. Però se ci sono delle persone che sapete che non sono contenibili, perché comunque parlano troppo o perché non parlano e perché non riescono a esprimersi, allora potete scegliere un brainstorming che è round the table, si chiama. Quindi ognuno a turno si deve esprimere. Si può esprimere, non è che potete obbligare una persona a parlare, però tendenzialmente c'è il facilitatore, la persona che quindi gestisce la sessione, che fa parlare tutti, non obbligando, ma cerca di far parlare tutti e coinvolgere. Se c'è poi un ulteriore problema, che le persone non si riescono a esprimere perché ci sono figure di livelli diversi, anche se le regole devono essere chiare, che non ci sono durante una sessione creativa, e per quello che vi dicevo spesso si crea un ambiente che è anche ludico, che è anche familiare, proprio perché le persone devono sentirsi libere di esprimersi anche se ci sono livelli diversi tra i partecipanti, cioè se c'è il capo piuttosto che altro. Questo non è facilissimo in azienda ovviamente, perché poi se c'è il tuo capo, è come per voi, se c'è il vostro professore è difficile magari cioè dire va bene, cosa penserà di me, se dico una stupidata, se non penso, eccetera. E quindi è usato pochissimo, però c'è anche un metodo anonimo. Anonimo vuol dire che ognuno prende, scrive su un foglio e lo mette al centro di un tavolo. Questo però ovviamente limita un pochettino, perché il brainstorming, la forza del brainstorming è che le idee si contaminano, cioè se io sento le idee di un'altra persona me ne vengono in mente molte altre. Quindi se io invece lo faccio in modo anonimo e metto sul tavolo è un po' difficile che riesca a produrre tantissime idee. Ok, quindi noi vi faremo vedere invece una tecnica che noi usiamo, che è fondamentale, in cui ognuno di voi ha un post-it. Anche lì, sì. Allora, il facilitatore, cioè la persona che organizza una sessione creativa, può decidere come prendere gli appunti. Vi ricordate che vi dicevo, va annotato tutto, perché anche da una piccola frase, una piccola idea, può nascere poi l'idea finale, anche se vi sembra assurdo in quel momento. Allora, si può decidere che chi organizza la sessione prenda appunti, cioè faccia parlare, ognuno si esprime, dice la propria opinione e prenda appunti e quindi lo trascriva. Oppure si può decidere, come quello che vi faremo noi, che ognuno dei partecipanti scriva la propria idea su un post-it. Il facilitatore, poi in questo caso noi, prendiamo i post-it di un po' di persone e li appendiamo al muro, leggendole. In questo modo
diventa in una meta anonimo, perché comunque noi siamo passati da più persone e non sapete di chi è quell'idea. Anche perché una cosa importante è in una sessione di brainstorming che tutti devono partecipare all'idea, non c'è la mia idea, la tua idea. Tutti concorrono a trovare un'idea finale. Ok? Quindi è molto importante. Queste regole invece ve le faccio passare velocemente e ve le appendiamo. È fondamentale però, come vi dicevo prima, che mettiate a fuoco bene e iniziare con una spiegazione chiara del problema. Cioè, chi non ha partecipato e chi è l'organizzatore della sessione creativa e coinvolge un gruppo, il gruppo deve condividere le informazioni e ad avere ben chiaro il punto di partenza e l'obiettivo. Okay? Quindi scrivetevi, noi consigliamo di scrivervi, una frase sfida, che è l'obiettivo che volete raggiungere. Non è il videogioco del futuro, ma è come risolvere uno specifico problema di quell'idea che avete. Poi, giocare sempre secondo le regole, nel senso che non bisogna giudicare o discutere inutilmente e bisogna incoraggiare tutti a proporre le proprie idee. Quindi non si critica assolutamente, ci sono delle tecniche, perché se c'è un gruppo che è un po' ostico e continua a criticare, ci sono delle tecniche per cui si interrompe, si danno, vi faremo vedere le frasi killer, si chiamano, e ve le facciamo, si danno dei campanelli e ogni volta che si sente sì, ma è troppo costoso, non si può fare, eccetera, si suona un campanello e si richiama l'attenzione. Per questo, per sospendere il giudizio. Poi, ok, come vi dicevo, 100 idee in un'ora, cercare di fare proprio un salto, quindi quando l'energia si sta esaurendo, vi introdurremo, adesso facciamo subito un energizer, un icebreaker, così, perché è fondamentale che voi arriviate e creiate un clima per cui le persone si sentono a loro agio, perciò si usano degli energizer e degli icebreaker. Noi vedremo prima un icebreaker e poi un energizer, in modo che le idee ripartano. Spazio aiuta a ricordare, ovviamente, come vi abbiamo detto, attaccate tutto a muro, è fondamentale, perché io dopo la seconda idea che sento non mi ricordo più niente. Quindi dovete avere uno spazio a disposizione in cui appendete tutto, mettete chiaramente le regole del brainstorming, sospensione del giudizio, produzione di idee, ve lo facciamo vedere, e poi organizzate con una mappa le informazioni e vi faremo vedere. Riscaldate i muscoli del cervello, questo è quello che ci piace di più, perché all'inizio di una sessione si fanno proprio dei giochi, cioè ci sono dei giochi, la differenza poi la vedremo, comunque per riscaldare il clima, e quindi il gruppo si sente, anche di team building, il gruppo sa che deve puntare a un obiettivo comune, assieme, tutti assieme si lavora e si rompe il ghiaccio. Alcune sessioni creative vi capiterà, quando andrete in azienda, di farle con persone che non conoscete, quindi è fondamentale rompere il ghiaccio. E poi, vabbè, questo è dare forma alle idee, nel senso che noi abbiamo proprio dei kit, prepariamo dei kit con dei cartoncino, polistirolo, scotch, ma proprio prototipi grezzi, in modo che le persone si possano esprimere anche non solo scrivendo, ma a livello tridimensionale. Quindi, regole, alcune regole. Si parla a turno nel primo giro, ok? Si espongono le idee in modo libero successivamente. È vietato criticare o esprimere giudizi sulle proposte, sia in modo verbale che non verbale. Pena l'allontanamento, non ci è mai capitato di farlo, però potremmo iniziare. Voglio vedere quando vai dal manager e gli dici tu, esci là! Se l'idea è già emersa, allora, questo è un lavoro delicato anche per chi organizza la sessione. Nel senso che spesso quando qualcuno ripete la stessa idea, tendenzialmente si dice ma no, è già stata detta,
in realtà non si può fare, perché la persona che l'ha detta si sente inibito. Pertanto si cerca di lavorare attorno a quel concetto, cioè si suggerisce, bene, allora cosa si può fare ancora, come possiamo andare avanti? E quindi si va sempre in positivo, mai in negativo. Poi premiare la quantità e visualizzare le idee mediante schemi e idee. L'ultima, allora, fondamentale, e questo è per se vi troverete a fare i facilitatori. Dovete ricordare, non esistono in un gruppo che sta facendo generazione di idee, non esistono ruoli, cioè non c'è il capo, non ci sono gerarchie, non c'è nulla. Non è l'idea del singolo, come vi dicevo, ma è la combinazione delle idee, quindi non c'è la mia idea o la tua idea, l'ho detto io, l'hai detto tu. Allora, ognuno parte da un'idea che ha sentito e migliora le idee degli altri. Non importa se l'idea non è realizzabile, una cosa importantissima è, lì non stiamo cercando, nella sessione creativa non stiamo cercando la soluzione. La soluzione ci si pensa dopo, la fattibilità, i criteri, dopodiché ci sono varie tecniche. In quella fase di brainstorming, di sessione creativa, state cercando numerose idee, quindi non c'è la fattibilità o meno. Visualizzare gli oggetti, far parlare prima i meno esperti, e questo vabbè, se ci sono livelli diversi, magari chi ha più competenze, in questo caso magari se si parla di videogame e coinvolgete loro che ne sanno meno, ok? Si parla a turno, le idee folgoranti anche qua, ok? Questa è una cosa importante. Le idee folgoranti hanno la precedenza, però non è che io, che sono il facilitatore di una sessione, prendo, leggo e dico cavoli che bella idea, perché in questo modo ho azzerato tutta la volontà degli altri, nel senso che sia in positivo che in negativo devo cercare, se è un'idea che è già stata sperimentata, lo so già che non ha futuro, eccetera, faccio finta di niente. Se è un'idea folgorante, non posso dire wow che bella, dico bene, allora proviamo a lavorare attorno a questa idea, proviamo a lavorare tutti, scegliamone una e lavoriamo, perché se una persona si sente dire, è un orgoglio per chi l'ha detta in quel momento, ma gli altri non si sentono più coinvolti. Okay, quindi bloccate immediatamente qualsiasi altra interazione con il gruppo. E poi niente, se ci si diverte il clima cambia completamente. Le idee, questo è provato scientificamente, che nel momento in cui ci si diverte in una sessione creativa, le idee sono molte di più. Ok? Adesso, quello che volevamo fare con voi... volevamo dividere in gruppi, non so se dividerle adesso, l'idea era che facessimo una icebreaker adesso.